Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. È tempo di raccolta. Ciao. Mission complete. Bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video. Nello scorso episodio avete visto un video vlog della mia vita, più o meno, comunque ho cercato di riprendere il possibile e ho notato che il video vi è piaciuto tantissimo, quindi probabilmente in futuro ci saranno altri video del genere e quindi bene così. Intanto oggi è sabato 19 ottobre e domani, che è in realtà oggi per voi, quindi domenica 20 ottobre, sarà il mio onomastico, quindi sì, sarò santa per un giorno. Beh, diciamo che non me ne frega così tanto, anche perché sarà un giorno uguale a tutti gli altri, però boh, è sempre buono sapersi, no? Comunque sia, ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda il programma, come avete visto nelle ultime settimane, soprattutto da quando è iniziata la scuola, perché ho davvero pochissimo tempo per stare dietro sia YouTube o sia comunque per fare altro. Infatti i giorni principali in cui riesco a stare dietro a YouTube e comunque a recuperare quello che non ho visto durante tutta la settimana eccetera sono il venerdì, il sabato e la domenica, non perché non faccia niente, ma perché appunto, essendo sabato e domenica a casa da scuola, ho almeno la mattinata libera, diciamo, per guardare le video, commentare, eccetera, eccetera. Oppure anche comunque per registrare video, eccetera. Quindi mi scuso già da adesso se durante quest'anno i video non usciranno il lunedì e il giovedì come di consueto, ma usciranno magari una volta il venerdì, una volta il sabato, una volta la domenica e così via, insomma, dipende da quando riuscirò a registrarli e da quando riuscirò a portarli a termine. Comunque sì, adesso sono a casa, stamattina come avete visto sono uscita, sono andata a comprare il pane, poi sono ritornata a casa e ho aiutato mia mamma nel preparare il tiramisù che mi mangerò dopo, cioè domani, però per voi è dopo. E sì, io adoro il tiramisù, quindi fatemi sapere se anche a voi piace o meno. E niente, quest'oggi non farò nulla di particolare, quindi starò, diciamo, a casa a guardare un po' di Netflix, anche perché dovete sapere che mi è successa una cosa davvero molto molto carina con Netflix, perché ovviamente sempre la solita sfiga. Avevo due account, di cui uno non ricordavo la password e un altro invece che ricordavo la password ed era il mio account, insomma, quando ancora avevo un abbonamento a Netflix. E niente, l'avevo lasciato così in sospeso, ma all'improvviso mi arriva una mail dalla PostePay, insomma dalla posta, che mi dice che mi sono stati detratti 10 euro. Vado a vedere, questi 10 euro sono stati presi da Netflix. Quindi mi metto in contatto con l'assistenza di Netflix e appunto mi faccio dire chi appunto si è preso questi soldi. E ho scoperto che qualcuno era entrato con il mio account, ovviamente, e mi aveva fatto un abbonamento che io in realtà non volevo. Quindi c'è stata tutta la fase di ripristino, eccetera, e sono ritornata ad utilizzare il mio account. I 10 euro me li ridaranno, ma nel frattempo ho comunque ancora l'abbonamento che posso sfruttare, quindi lo sto facendo. Mi sto recuperando un po' di episodi di serie TV che non avevo visto, quali The Walking Dead, che adesso è uscita la 10ª stagione, e quindi ho recuperato quelli della 9ª stagione, che ancora non avevo finito di vedere, e appunto mi sto seguendo adesso i nuovi man mano che escono. Poi ho recuperato gli ultimi due episodi di Riverdale, la seconda stagione, sì, no, la terza stagione, adesso è uscita appunto la quarta stagione, quindi sto seguendo quella. E niente, adesso volevo vedere un po' qualche film, giusto per stare un po' qui a riposare. E come sapete, ovviamente, essendo che vado a scuola guida, devo anche fare quiz per la scuola guida, fare compiti per ovviamente la scuola. E davvero, ragazzi, non vedo l'ora che finisca quest'anno, perché una volta che sarà finito quest'anno, ah,
Mamma mia, 311 pensieri in meno. Quindi che dire, ragazzi, se farò qualcos'altro di interessante vi chiamerò. Comunque sì, oggi sono santa per un giorno, quindi se volete farmi gli auguri, bene, vi ringrazio anticipatamente. E niente, fatemi sapere voi di solito come passate i vostri onomastici, eccetera. A me niente di particolare, se non per il fatto che appunto prepariamo il dolce, ce lo mangiamo, ma neanche così tanto particolare perché tanto stiamo sempre a mangiare in questa casa, quindi. Comunque sia, ci risentiamo più tardi se avrò qualcos'altro da dirvi. Ragazzi, aggiornamento di qualche ora dopo. Sto guardando Elite e niente, mi sta piacendo. Sto vedendo il primo episodio per il momento, però secondo me si prospetta una serie abbastanza carina. Voi l'avete vista? Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Comunque, sì, sono tornate le vecchie cuffie rosse enormi per chi mi seguisse già dall'altro canale. E prossimamente uscirà anche la recensione degli auricolari Bluetooth perché li sto usando davvero tantissimo e mi piacciono un botto. Però ne parleremo nel dettaglio. Bella. Ah già, comunque se non mi seguite già su Instagram vi consiglio di farlo, @notterin, anche perché ragazzi ho pubblicato lì il daily vlog che appunto avevo caricato settimana scorsa e ha fatto anche lì delle visualizzazioni, quindi sì, penso che pubblicherò magari dei contenuti strettamente legati a Instagram, quindi magari non saranno dei video che caricherò su YouTube, ma li caricherò direttamente lì. Quindi se non volete perdervi nessun contenuto e comunque non volete perdervi le mie storie e i post che metto, vi consiglio di seguirmi anche lì. Cercherò di mettere delle storie e dei post più interessanti anche a partire dai prossimi giorni, insomma. Ah già, poi voglio sapere se vi piace la nuova intro per quanto riguarda il fatto dei like e di seguirmi su Instagram. Quindi lo spazio spam tra virgolette all'inizio del video e vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, se ancora non l'avete visto, qua ci sono due video di trucchetti su Instagram e prossimamente ne farò uscire un altro. E poi vi ricordo ovviamente che ci sono i vlog da Barcellona e tutti gli altri video che mi farebbe davvero molto piacere se guardaste, se ancora non li avete visti. Tra l'altro, questo reaction è uno dei video che mi hanno fatto morire di più guardandoli. E anche registrandoli ovviamente, e questo invece è uno dei video che ha fatto più visualizzazioni sul mio canale insieme a quei due che parlano appunto di Instagram, tipo questo ne ha quasi 6.000, questo qui, mentre questo ne ha quasi 3.000 ed è un botto di roba, ragazzi. Sinceramente non pensavo che i video da Instagram potessero fare tutto questo successo, quindi appunto lavorerò ad un modo per cercare di portarvi altri tipi di video di questo genere, anche perché so che a molti piacciono appunto e anche perché sono andati davvero davvero alla grande, quindi sono anche cose che tra l'altro io stessa sto mettendo in pratica, quindi ovviamente qual modo migliore se non condividerlo anche con voi. E niente, io direi che ritorno al mio lavoro di editare questo video, fare la miniatura per questo video e prepararlo per farvelo uscire in tempo. E boh, forse ci vediamo più tardi. Nel frattempo inizio a registrare, anzi, ad editare le parti che ho già registrato. Sono uscita, però ho lavorato un po' al video, infatti ho già iniziato ad editarlo, ho quasi finito di editare tutte le altre parti che avete visto e adesso sto tornando a casa, quindi appena torno continuo a montare il video e cerco di farvelo uscire per domani. Comunque, prima o poi farò un bel vlog in giro. Sto andando a casa. Sono arrivata. Ancora intera. Ok ragazzi, sono appena tornata, come vedete sono in camera mia, comunque mi sa che è arrivato il momento di togliermi il giubbino perché fa anche leggermente caldo. Ok. Così va molto meglio. E allora, io vorrei capire una cosa e vorrei capire se è una cosa che succede solo qua da me oppure se anche da voi è così. Non lo so perché, ma ogni volta che la gente vede qualcuno che sta vloggando si scandalizza. Cioè, vorrei dire, siamo nel 2019, cacchio, aggiornatevi. Cioè, è l'epoca del digitale, perché mai dovreste scandalizzarvi di uno che vlogga? Bleh. Non lo so, fatemi sapere se anche da voi è così perché a me questa cosa dà davvero molto fastidio, perché magari sto facendo una clip in giro, la gente mi guarda male, quindi mi fermo, oppure comunque faccio delle clip in cui non si vede appieno appunto magari tutta la scena, tipo in questo momento, ma si vede solo la mia faccia in primo piano perché magari tengo il telefono più vicino e parlo a voce bassa
E questa cosa davvero mi dà fastidio, perché io vorrei anche fare appunto dei video belli, delle riprese belle da lontano eccetera, però boh, questa cosa della gente che ti fissa in modo strano mi blocca. Quindi boh, fatemi sapere se anche da voi è così. Comunque, come vedete, sono tornata a casa e sono pronta a rimettermi al lavoro per finire di montare questo video. Questo doveva essere un video aggiornamento, ma è diventato più una sorta di vlog della mia giornata di appunto oggi, e forse continuerà pure domani mattina, quindi vedremo un poco l'evolversi della situazione. Quindi per il momento non vi saluto, ma mi vado a fare semplicemente una doccia perché devo togliermi questi vestiti da dosso, mi metto in pigiama e continuo a lavorare al video e magari faccio qualche aggiornamento più tardi. Quindi a dopo, ragazzi. Cioè ragazzi, oggi almeno massimo, non mi pare normale che debba scendere io a prendere la colazione a tutti, a me no. E vabbè. Mission completa anche stamattina. Cioè dai, seriamente, vi pare normale che io e il mio onomastico debba scendere a prendere la colazione a tutti e mio padre sta ancora beatamente dormendo sul letto? Non si fa così, non si fa. Penso abbiate intuito che siamo andati da IKEA e del Leroy Merlin. Mia sorella ha appena buttato 3 euro della sua vita per comprare una stronzata. Bellissimo. Cioè, troppo bello. Ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto della gravità della situazione? Ci rendiamo conto? E dei miei contro te, guardate che carino. Ancora peggio. E poi con il pupazzetto. Vabbè, mi rassegno. Bene ragazzi, io ho finito di editare il video, ho appena anche finito di mangiare e niente, direi che ci vediamo prossimamente con un prossimo video. Se questo video vi è piaciuto, mi lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video.